Buongiorno a tutti, ancora una pillola di carattere melodico. Rimaniamo perché non c'è fretta sull'estensione do sol, ma questa volta parliamo di lettura. Faremo degli esempi formali anche di osservazione degli intervalli, ma anche di osservazione di come possiamo trovare delle corrispondenze, degli sviluppi. Insomma, un equilibrio all'interno anche del più semplice degli esercizi. È il momento di un piccolo consiglio. Quando incontriamo intervalli che piano piano diventano più numerosi, è molto importante che ciascuno cerchi di costruirsi una sua personale biblioteca di situazioni che sicuramente riconoscerà. Per me, ad esempio, l'intervallo di quarta è Eine kleine Nachtmusik. Ti 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 ti. Oppure io ormai sono avanti negli anni e per me la sesta minore è il tema di Love Story. La 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 E non ha importante quale melodia, può essere un jingle pubblicitario, può essere una sigla di cartoni animati, la canzone che preferiamo. L'importante è che ciascuno piano piano costruisca la sua personale biblioteca di situazioni che ricorda con certezza. E allora piano piano poi questa biblioteca si amplierà e diventerà più certa. Un esempio di lettura melodica molto semplice nell'estensione do sol. E come potete vedere, questa volta ci sono dei valori di durata, anche se questo è tutto molto semplice, sono suoni che valgono una unità ciascuno e alla fine di ogni semifrase abbiamo delle note bianche che quindi valgono due. Parto dal do. Ho indicato alcuni intervalli per vostra comodità. Io ho solo segnato questo inizialmente, voi potete anche proseguire il gioco di indicare i numeri tra un suono e l'altro, perché all'inizio vi aiuta molto. Provo a cantare io. Do, re, mi, do, fa, mi, re. Quindi, come potete osservare, ci sono delle simmetrie, cioè questa parte di melodia è uguale a questa, nel senso che io comincio qui con il re, ma la dinamica intervallare è la stessa. E questa parte sotto è speculare rispetto alla parte sopra. Vedete, qui c'è do, re, mi, do e sotto sol, fa, mi, sol. Sono le piccole grandi cose che è sempre utile andare a vedere nella musica perché il compositore cerca sempre di risparmiare i mezzi. Anche questa frase è uguale. Speculare, scusate, rispetto a questa. Re mi fa re e questo è fa mi re fa. Mentre invece nella conclusione io ho voluto scendere fino al do perché è conclusivo. Avrete osservato come ho voluto sin da subito mettere in evidenza alcune caratteristiche formali dei brani che incontriamo, anche se sono semplicissimi. Le corrispondenze, le progressioni, i procedimenti a specchio,
tutto quanto è interessante osservare in un brano perché ha a che fare con il suo equilibrio complessivo. Abbiamo parlato di momenti di tensione, momenti di distensione, della dinamica da tonica dominante, e poi nella distensione dalla dominante alla tonica. Tutto questo è un mondo di equilibri, è un mondo di relazioni che investe sia il procedimento, diciamo, armonico e melodico della frase musicale, sia le caratteristiche proprio formali e costruttive di ciascun brano. Ripeto una cosa che ho già detto in passato: utilizzare questo sistema della lettura relativa significa sentirsi dentro al discorso musicale. Quando io dico do, in quel momento impersonifico una tonica, una situazione di un certo tipo. Quando dico sol, sono nella situazione di maggiore tensione. E quindi in qualche modo partecipo al discorso musicale senza limitarmi ad osservarlo e a decifrarlo. Ancora una lettura, l'ultima. Siamo sempre nell'ambito Do Sol, questa volta il Do è messo su una riga, mentre prima era su uno spazio, quindi utilizzo tre righe complessivamente, non siamo ancora al pentagramma. La difficoltà di questo esercizio, comunque semplice, è quello di cantare le crome da una parte, quindi la velocità. Se il primo suono sarà Do, le crome saranno do, do. Qui abbiamo in questo esercizio crome di altezza ripetuta, quindi è una scansione ritmica sostanzialmente, anche re è uguale, e poi invece abbiamo più avanti delle crome su due suoni diversi. Vedete, in senso ascendente, in senso discendente, e alla fine c'è addirittura ci sono addirittura due crome all'interno di un salto. La cosa non sarà particolarmente complicata perché questo re è uguale a questo, quindi la memoria musicale del mio re dovrebbe aiutarmi, e soprattutto poi questo re va verso la conclusione del do, quindi c'è una forte attrazione, diciamo, finale. Proviamo. Do, 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 re, 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 piccola osservazione formale: la prima e la seconda misura hanno lo stesso profilo melodico, si distribuiscono su suoni diversi, su do re o su re mi, ma il profilo è lo stesso e musicalmente si dice che sono poste in progressione. La stessa cosa possiamo dire per le due misure della seconda riga. Vedete, sol fa mi re, fa mi re do. Può darsi che questo intervallo re fa non sia molto comodo per noi, ma se pensiamo che la seconda volta è uguale alla prima ma più in basso, l'orecchio ci verrà in aiuto sicuramente. Vi propongo, prima di ripeterlo, di esercitarvi un momento proprio in questo modo: do, do, do. Di articolare precisamente le distanze facendo esercizio di tenere sempre la stessa altezza. Do, 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 do. Proviamo.
proprio per avere il controllo sia della metrica sia della permanenza dello stesso suono. Si può anche provare a fare pensando di fare un unico fiato iniziale. Do, 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 E questo potrebbe semplificare la vita a molti di voi. Torno a un'esecuzione. Pronti, via. Do, 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 re, 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 mi, mi, re, mi, fa, sol, sh, sol, fa, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, mi, fa, re, do. Eccoci arrivati alla fine di questa pillola, molto pratica, molto cantata. Abbiamo fatto un po' di lettura melodica nell'estensione do sol, abbiamo riflettuto ancora sugli intervalli, abbiamo fatto un ragionamento sulla costruzione della propria biblioteca musicale, melodica, intervallare e le prime osservazioni proprio sulla forma musicale. I primi esercizi sono stati più semplici ritmicamente e poi abbiamo introdotto la lettura melodica con l'utilizzo delle prove. Ma se qualcuno di voi pensa di dover fare qualche esercizio in più, ci vediamo in palestra. Arrivederci e alla prossima. La palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi, esercizi da sviluppare individualmente, in coppia e in piccolo gruppo, per approfondire le conoscenze e per rinforzare le proprie capacità verso i prossimi passi.